Approvata dalla Camera dei Comuni britannica la legge per l'avvio della Brexit, da oggi la Premier Theresa May è libera di attivare la procedura per i negoziati di uscita dall'Unione Europea. Però è strappo con la Scozia, che vuole ora un secondo referendum dopo quello del 2014 per l'indipendenza dal Regno Unito, obiettivo restare in Europa. Secca la replica di Londra, è un progetto divisivo che causerebbe enorme incertezza all'economia. È iniziata alla Camera la discussione del disegno di legge sul biotestamento, che deve regolamentare le decisioni sul fine vita, ma la media dei deputati presenti nell'aula di Montecitorio non ha mai superato le 20 unità. Nonostante una maggioranza trasversale e l'ondata emotiva per la morte di DJ Fabo, c'è il forte rischio che ora tutto sia ancora una volta rinviato. Il movimento dei democratici e progressisti, praticamente gli scissionisti del PD, ha lanciato l'affondo annunciando che depositerà oggi una mozione al Senato per chiedere al Premier Paolo Gentiloni di sospendere le deleghe del Ministro dello Sport, Luca Lotti, almeno, dicono da MDP, fino a quando non sarà chiarita tutta la vicenda Consip. Il Partito Democratico ha già annunciato che respingerà la mozione che ha definito un atto ostile. Stasera si gioca Juventus-Porto, partita di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. All'andata in Portogallo i bianconeri hanno vinto per 2-0. Allegri, in vista dei tanti impegni ravvicinati, prepara un mini turnover. In Serie A, ieri sera, nel posticipo, la Lazio ha sconfitto il Torino per 3-1 e si è ripresa il quarto posto in classifica. Allora, buongiorno e benvenuti a questa prima edizione del telegiornale. La Gran Bretagna ieri ha avuto il via libera del Parlamento per avviare le procedure di uscita dall'Unione Europea, la Brexit. Quindi Theresa May già da oggi si può muovere parlando con Bruxelles in termini chiari e precisi per il divorzio di Londra. Ma c'è una nuova grana che pesa sul governo britannico, è quella della Scozia. La Scozia infatti è intenzionata a chiedere un nuovo referendum per lasciare il Regno Unito, perché Edimburgo vuole rimanere in Europa. Già oggi potrebbe essere il primo giorno del lungo addio. Dopo l'ultimo passaggio in Parlamento, la legge che permette al primo ministro britannico di avviare la Brexit è pronta. Alla Camera dei Comuni è stato ripristinato il testo gradito all'esecutivo, con l'abrogazione degli emendamenti dei Lord sulle garanzie a priori dei diritti dei cittadini dell'Unione e su una sorta di diritto di veto del Parlamento sull'esito del negoziato. Theresa May dunque ha mani libere e già nelle prossime ore potrebbe avviare il negoziato con Bruxelles, con la notifica prevista dall'articolo 50 del Trattato di Lisbona, nella quale si manifesta formalmente la volontà di lasciare il club dei 28. Ma se entro 2 anni la partita con l'Europa dovrebbe chiudersi, c'è un fronte interno che Downing Street deve seguire con grande attenzione. E la Scozia e la rinnovata volontà indipendentista di Edimburgo, manifestata ieri dal suo primo ministro, la signora Sturgeon, leader dei nazionalisti dello Scottish National Party. Sturgeon ha rilanciato l'idea di un nuovo referendum dopo quello che 2 anni e mezzo fa aveva bocciato le aspirazioni indipendentiste. La settimana prossima, ha annunciato, di fronte all'Assemblea parlamentare scozzese si avvierà il percorso che conduce a un nuovo voto popolare. Le condizioni sono mutate rispetto al 2014 a causa della Brexit, ha detto la Premier scozzese, e Londra vuol trascinare la Scozia contro la volontà dei suoi cittadini fuori dall'Unione e anche dal mercato unico europeo. L'obiettivo è tornare alle urne fra l'autunno del 2018 e la primavera del 2019, di modo che gli scozzesi possano scegliere il loro futuro prima che sia troppo tardi e che la rottura con Bruxelles sia definitiva. Un obiettivo destinato però a rimanere solo un desiderio, perché il necessario via libera del Parlamento britannico è certo, stavolta non arriverà. Così Gran Bretagna e Scozia, ma poi c'è l'altra grande questione aperta, il durissimo contrasto fra Olanda e Turchia. Ora la Turchia minaccia l'intera Unione Europea e fa sapere che potrebbe saltare l'accordo sui migranti, quello che vale 2 miliardi di euro e che consente di fermare un flusso di profughi che arriva ad esempio dalla Siria verso l'Europa.
Peraltro l'Olanda domani è chiamata a un voto politico decisivo. A un giorno dalle elezioni politiche olandesi non accenna a placarsi lo scontro diplomatico con la Turchia. Uno scontro che si fa di ora in ora più aspro nonostante l'invito a moderare i toni da parte di Unione Europea e NATO. Il governo turco ha annunciato una serie di sanzioni in risposta allo stop imposto dall'AIA ai comizi di due ministri turchi a sostegno del referendum costituzionale sul presidenzialismo proposto e fortemente voluto da Erdogan. Sospensione dei rapporti diplomatici di alto livello fino a che l'Olanda non farà retromarcia. Divieto di rientro ad Ankara nei confronti dell'ambasciatore olandese e chiusura dello spazio aereo ai diplomatici dei Paesi Bassi. Un muro contro muro che la campagna elettorale in vista delle consultazioni di domani non ha certo contribuito ad attenuare, se è vero che la linea dura nei confronti di Ankara ha fatto guadagnare terreno in base agli ultimi sondaggi sia al partito liberale del premier uscente Rutte sia all'islamofobo ed euroscettico partito della libertà di Geert Wilders. I leader delle due forze politiche accreditate dei maggiori consensi si sono affrontati ieri nell'ultimo dibattito televisivo. Per Rutte le consultazioni di domani saranno un quarto di finale contro il populismo prima della semifinale francese e della finale tedesca. L'onda d'urto di Wilders dovrebbe scontrarsi con l'impossibilità per lui di coalizzarsi con chi che sia per formare una maggioranza di governo. Ma certo le elezioni di domani saranno un primo fondamentale test per cercare di capire la direzione che prenderà un'Europa sempre più disorientata. A proposito di Europa, intanto dal ministro turco per gli affari europei è arrivata anche la minaccia di rivedere l'accordo sui migranti con l'Unione. Del resto i 3 milioni di rifugiati bloccati in Turchia continuano ad essere una potentissima arma di ricatto nelle mani del sempre più autoritario Erdogan. E veniamo all'Italia, dove ieri nell'aula di Montecitorio è cominciata la discussione sul disegno di legge sul biotestamento. Se n'era parlato molto dopo la morte, un suicidio assistito di Fabiano Antoniani, DJ Fabo, un paio di settimane fa. Bene, anche le forze politiche avevano annunciato l'intenzione di lavorare rapidamente a questo provvedimento. In aula ieri c'erano al massimo 20 deputati. Il trattamento, il consenso informato, le norme che riguardano minori o incapaci e la registrazione del testamento biologico. Sono i 4 punti principali che caratterizzano la proposta di legge di cui si è occupato ieri la Camera dei Deputati. Nell'articolato del provvedimento non si fa cenno, come si vede, all'eutanasia. I lavori parlamentari si svolgono anche sull'onda emotiva del caso di DJ Fabo, il più recente, di casi più lontani nel tempo, come quello di Englaro e di Guelbi. Se oggi siamo a questo è anche grazie a DJ Fabo, fa notare infatti Marco Cappato, esponente dei radicali, da sempre favorevoli non solo al testamento biologico, ma anche all'eutanasia. E Mina Guelbi aggiunge, i parlamentari oggi si mettano una mano sul cuore. Ma l'emiciclo di Montecitorio si presenta quasi deserto al momento della discussione generale. Sono presenti non più di 20 deputati. Il resto, nonostante si tratti di un tema squisitamente parlamentare, come precisa la relatrice del PD, Donata Lenzi, il resto preferisce non derogare al rito del lunedì, quello che prevede l'arrivo dei deputati a Montecitorio con tutta calma solo nel tardo pomeriggio. Tanto che il presidente di turno, Roberto Giachetti, sente il dovere di lanciare un invito ai pochi presenti. Sarebbe meglio, precisa, concentrarsi sulla qualità del dibattito che non sul dato numerico. Nel corso del suo intervento Donata Lenzi ricorda: la durezza della realtà è sotto gli occhi di tutti. Una buona legge però non è quella sul caso singolo, ma quella fatta col cuore e anche con la testa. Il dibattito che segue dura solo 4 ore, si sviluppa in 17 interventi. Ed ora, come spiegano i sostenitori del provvedimento, il rischio è che si arrivi ad un rinvio, visto che sul testo pendono 2 pregiudiziali e 4 richieste di sospensiva. Il nodo maggiore è sul potere del medico. Potranno rispettare le volontà del malato in caso di nuove terapie? A margine però non manca la polemica politica. Il renzismo copre il suo vuoto con finti diritti, tuona il senatore Quagliariello, presidente di Idea, mentre Ettore Rosato, capogruppo PD, si dice certo che alla Camera ce la faremo. E poi una novità si registra tra le fila del nuovo centrodestra. Fabrizio Cicchitto, in dissenso dal suo gruppo, dice che il tempo speso attorno a questa questione nobilita il Parlamento. Sono scintille fra Movimento dei Democratici e Progressisti e Partito Democratico. MDP, che sono gli scissionisti sostanzialmente, ha annunciato per oggi la presentazione di una mozione di censura nei confronti di Luca Lotti, il ministro del governo Gentiloni coinvolto nello scandalo Consip. Sospendere, chiedono da MDP, le sue deleghe almeno fino al chiarimento di questa vicenda. E naturalmente
questo gesto viene visto come uno sgarbo, come un attacco durissimo da parte del Partito Democratico. Fra PD e scissionisti è di nuovo bufera. Portare vento di tempesta stavolta è la mozione di censura annunciata da MDP contro Luca Lotti, indagato nell'inchiesta Consip per rivelazione di segreto d'ufficio e favoreggiamento. Nella mozione che sarà presentata oggi, gli ex PD denunciano i comportamenti familistici e clientelari nella gestione del potere e chiedono al premier Gentiloni di revocare tutte le deleghe all'attuale ministro dello sport, nonché fedelissimo di Renzi, che domani sarà in aula al Senato per difendersi dalla mozione individuale di sfiducia presentata dal Movimento 5 Stelle, che ne chiede le dimissioni. Sebbene il Movimento Democratici e Progressisti abbia già detto che non voterà la mozione dei pentastellati per non mettersi contro il governo, i loro voti al Senato sono infatti decisivi. Le accuse rivolte a Lotti pesano come macigni nel PD, dove la maggioranza renziana è convinta che la mozione di censura sia solo una mossa per far male al partito e soprattutto a Renzi. Lotti deve continuare il suo lavoro, la mozione di MDP sarà respinta come quella dei 5 Stelle, assicura il ministro Martina, convinto come tutti i suoi colleghi di governo che la sfiducia a Lotti si supererà senza problemi. Quella di MDP, poi, sottolinea il capogruppo al Senato Luigi Zanda, verrà respinta e non arriverà neppure in aula e comunque non prima delle primarie. Intanto Tiziano Renzi, dopo l'avviso di garanzia ricevuto per l'inchiesta Consip, ha deciso di autosospendersi dalla carica di segretario del PD di Rignano sull'Arno, perché in questo momento è un attrattore di polemiche, scrive in una nota destinata ai militanti della sede. L'Assemblea però lo difende dagli attacchi e in un documento approvato all'unanimità lo invita a rimanere al suo posto. E veniamo ai numeri dell'economia. Ieri ci sono da registrare quelli relativi alla produzione industriale, che non sono stati per nulla buoni, ma Confindustria rassicura, è normale questa discesa a gennaio. Il trend tornerà ad essere positivo a partire dal mese di febbraio. È il peggior calo mese su mese degli ultimi 5 anni, meno 2,3% tra dicembre e gennaio scorsi, sono i dati dell'Istat che misurano la produzione industriale del primo mese del 2017. Anno su anno con uno 0,5 la diminuzione è più moderata, ma per trovare di peggio bisogna risalire fino al 2012, quando, sempre a gennaio, si toccò un meno 2,8 sul mese precedente. Sotto del 6% la produzione dei beni strumentali, ovvero macchinari e impianti, meno 2% per i beni di consumo, alimentari o vestiario, meno 1,4% per quelli intermedi, le materie prime o i semilavorati. Fanno eccezione i settori dell'energia e la fabbricazione di prodotti chimici e farmaceutici, che però da soli non bastano a compensare la media negativa dovuta a un taglio generalizzato degli ordini alle aziende. Tranquilli, assicura il centro studi di Confindustria, considerato che a dicembre si tocca sempre il record, il calo era previsto e con i dati di febbraio arriverà il rimbalzo in segno positivo sopra l'1%. Ma a fare impressione è comunque il grafico che visualizza i numeri dei 12 mesi in questione. La linea è piatta, un solo debole picco e poi giù a gennaio. E parliamo di cronaca con il caso del 33enne romeno ucciso dal titolare dell'osteria di Casaletto Lodigiano mentre entrava nella notte fra giovedì e venerdì scorso nel locale con alcuni complici per rubare delle stecche di sigarette. Gli inquirenti stanno verificando la versione fornita da Mario Cattano, il 67enne indagato per omicidio volontario, che ribadisce che il colpo mortale è partito dal suo fucile durante la lotta con i rapinatori, ma c'è un testimone che dice di aver sentito 2 spari. Inoltre, secondo il procuratore capo di Lodi, le ferite al braccio mostrate dal ristoratore non sono da trascinamento, ma il frutto di un colpo preso durante una colluttazione con i ladri. Ieri, peraltro, si è svolta l'autopsia della vittima. Il colpo alla schiena sarebbe stato sparato da vicino. Il fratello del morto ha detto di non volere vendetta, ma solo giustizia. E poi c'è una brutta storia di cronaca, cronaca che arriva da un campo di calcio di terza categoria dal Piemonte. C'è un ragazzo che rischia di perdere un occhio, aveva difeso un compagno di squadra.
Insulti razzisti in campo, provocazioni che si incrociano a fine partita e un giocatore che rischia di perdere la vista dall'occhio sinistro a causa delle percosse subite. Lo scenario dell'ennesima storia di un calcio avvitato su se stesso è il campo del gioco di Villaretto, estrema periferia nord di Torino, durante la partita valida per il campionato di terza categoria tra la squadra locale dell'Atletico Villaretto e la Mappanese, località a pochi chilometri di distanza. Baye Mamadou, attaccante senegalese, da 4 anni in forza alla formazione di casa, viene bersagliato da insulti razzisti da parte di un giocatore avversario dopo essere stato ripetutamente provocato durante il match. A difesa del calciatore di colore interviene il capitano del club del Villaretto, Gianluca Cigna, 28 anni, che a fine partita viene avvicinato dall'intera famiglia del calciatore della formazione ospite. Volano parole grosse, Cigna lancia un bicchiere di plastica con della birra verso i rivali che iniziano un pestaggio violentissimo, sedato solo dall'intervento della polizia. Mi ha sfasciato il cranio, poi non ho più visto, ma pare che abbia il padre della stessa ragazza mi abbia sbattuto contro una macchina e ha beccato lo specchietto e sono andato da casa. Al di là dell'accertamento dei fatti e dei responsabili, si resta impressionati dal proliferare di episodi del genere. Una settimana fa in Toscana 12 giocatori presi a sprangate, 3 giorni fa ad Ancona calciatori aggrediti da una ventina di ultras e l'altra sera, al termine di Catanzaro Melfi, i giocatori calabresi sono stati malmenati da sedicenti tifosi all'uscita dello stadio. E l'osservatorio istituito dall'Associazione Calciatori conferma che durante la stagione scorsa le azioni violente sono aumentate del 125% rispetto a quella precedente, coinvolgendo sia i campionati professionistici che quelli dei dilettanti. E parliamo invece di calcio, quello giocato. Ieri sera c'è stato il posticipo della giornata di campionato con la Lazio che ha battuto il Torino e torna così in quarta posizione, ma sicuramente il fatto sportivo del giorno è la partita di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. La Juventus riceve il Porto, confortata dal risultato positivo dell'andata, un 2-0 che però Allegri non vuole che consenta ai suoi giocatori di adagiarsi sugli allori. Partiamo da qui. Sarà per il 2-0 ottenuto all'andata in casa del Porto e che sembra aver blindato la qualificazione. Fatto sta che la conferenza stampa tenuta ieri da Massimiliano Allegri è vissuta quasi unicamente sulle polemiche nate dopo la sfida di venerdì scorso col Milan. Le scene da Far West avvenute nello spogliatoio rossonero in seguito ai presunti torti arbitrali subiti vede il tecnico livornese prendere le difese di squadra e società per poi lanciare un grido d'allarme. Il calcio italiano bisogna che prenda un indirizzo completamente diverso, perché diamo, sicuramente non siamo di buon esempio e soprattutto nella vita credo che ci siano delle regole e soprattutto serva molta educazione e rispetto. In Italia stiamo arrivando ai limiti della follia. Il doppio vantaggio ottenuto all'andata, unito ad una certa stanchezza fisica per i tanti impegni ravvicinati, consiglia Allegri al mini turnover. Fuori l'infortunato Sturaro e con Chiellini in forse, il tecnico metterà Marchisio in cabina di regia, mentre l'attacco dovrebbe essere quello di sempre, con Quadrado, Dybala e Mandzukic a supporto di Gonzalo Higuaín. Ma al di là delle parole di circostanza, il timore di Allegri è che nella mente dei suoi giocatori subentri un senso di rilassatezza dovuto al risultato acquisito all'andata e per questo lancia un severo monito. È una squadra che sa giocare questo tipo di partite e sa sfruttare benissimo gli episodi, quindi bisogna essere bravi noi a indirizzarla come vogliamo noi. Le note liete per il tecnico biancoceleste Inzaghi sono legate a Keita, ancora una volta decisivo nei pochi minuti giocati. Quelle preoccupanti invece riguardano gli infortuni occorsi a Radu e De Vrij. Ma quella di ieri sera è stata una vittoria molto importante sulla strada che porta in Europa. La maturità, soprattutto psicologica, dei biancocelesti è venuta fuori nel momento più difficile, quando la rete del pareggio granata realizzata da Maxi Lopez poteva tagliare le gambe ai giocatori di Inzaghi. La difesa del Torino, ieri tutt'altro che implacabile, ha facilitato certo il compito alla Lazio, in grado di realizzare 2 gol nel giro di poco più di un quarto d'ora.
reti che hanno riportato alla ribalta l'uomo più discusso degli ultimi giorni, il senegalese Keita, tenuto in panchina forse per un provvedimento disciplinare, e poi Felipe Anderson. Il talento brasiliano ha risposto sul campo anche a qualche fischio arrivato dai tifosi, segnando la rete che ha chiuso il match dopo aver ispirato gran parte delle azioni più pericolose. In copertina anche Immobile, autore dell'inevitabile gol dell'ex e vincitore del duello in chiave azzurra con Belotti. Il Granata non ha trovato molti palloni giocabili, ma dal suo piede destro è partito il tiro che avrebbe potuto regalare alla sua squadra il raddoppio. C'è ancora quindi molto da fare per Mihajlovic, che diverse volte nel corso della partita ha dovuto alzare la voce con i suoi. È stato sicuramente un passo indietro quello dei Granata, attesi adesso dalla sfida in casa contro l'Inter. Allora, fra poco le previsioni meteorologiche con Paolo Sottocorona. Subito dopo c'è Omnibus. Gli ospiti di Alessandra Sardoni di oggi sono il direttore del Mattino Alessandro Barbano, poi c'è Massimo Bitonci della Lega Nord, Claudia Fusani che è una giornalista dell'Unità e ancora Elisabetta Gualmini che è il vicepresidente della Regione Emilia-Romagna e Corradino Mineo di Sinistra Italiana. 13.30 prossima edizione del telegiornale. Noi ci vediamo domattina alle 7 con Omnibus News. Grazie e arrivederci.